Salve, oggi voglio presentare questo nuovo prodotto della Celestron, già uscito diverso tempo fa, però lo vediamo in questa nuova versione. È lo StarSense Auto Align e questa volta è per il montatore Skywatcher. Strano, è vero, che la Celestron produca questo prodotto per la Skywatcher. Normalmente veniva venduto per tutte le montature Celestron. E le montature compatibili originariamente erano tutte le Nexstar SE, i telescopi CPC e CPC-DX, tutti i Nexstar GT, le CG Pro, le VX, le CG5 computerizzate, le CGM, le CGMDX, le CGE, le Nexstar SLT e le CM. E non erano compatibili, vi ricordo, le serie Nexstar, le ultima 2000. Neanche le vecchie montature GoTo, come per esempio le Nexstar GPS. Mentre da adesso questo modello è compatibile anche con tutte le montature Skywatcher dotate del sistema SyncScan, come per esempio la EQ6. Nella confezione, che adesso apriamo, troviamo diversi oggetti che sono la nuova pulsantiera che sostituisce la pulsantiera SyncScan della Skywatcher, un adattatore per montare la camerina su attacchi grandi o piccoli, che adesso vediamo, un cavo e un laccetto di sicurezza. In quali casi dobbiamo usare questo? La camera così com'è la possiamo usare per esempio su tutti i telescopi Smith-Cassegrain perché ha la base bombata, tutti i telescopi Edge HD e i telescopi Nexstar 4 SE Mazzukov-Cassegrain. Mentre dobbiamo sostituire la basetta grande con quella piccola per tutti i Celestron 6 pollici, i Nexstar 102, 127, Nexstar 130 SLT. Tutti i riflettori e rifrattori che vengono venduti con le monture Advanced VX e con le monture CG5 Advanced, tutti i telescopi della serie Nexstar GT e molti altri tubi di altri produttori, naturalmente. Analizziamo un attimo nella confezione cosa troviamo. Allora, innanzitutto il manuale originale della Celestron, che vale ovviamente per le montature Celestron, con le indicazioni su come utilizzare, quali sono i modelli compatibili, come deve essere utilizzato e alcune raccomandazioni sull'allineamento iniziale dello StarSense, di cui vi parlerò un po' più avanti. Poi c'è il manuale dedicato invece alle montature Skywatcher, che è un foglio aggiuntivo, che in realtà parla del sistema, di come può un articolo della Celestron che lavora con le montature Celestron, che sono molto diverse dalle Skywatcher, poter funzionare anche sulle Skywatcher. Questo grazie a questo modulo ausiliario, che è un interface box, come viene chiamato, quindi un sistema di interfaccia che consente di collegare il sistema StarSense Celestron al sistema SkyAlign della Skywatcher. Le indicazioni sono in inglese, ma sono molto semplici, sono scritte abbastanza bene, in inglese molto semplice. Vediamo innanzitutto lo StarSense, che è questo sistema composto da una telecamera aptina, qua dentro, che vedete, che osserva il cielo e quindi è in grado di capire, indipendentemente dall'allineamento della montatura, che sia bene o male al polo, che sia perfettamente allineata orizzontalmente, riesce a individuare le stelle nel campo inquadrato e a orientare il telescopio. Fa un allineamento a più stelle e in circa 3 minuti è in grado di sincronizzare il vostro telescopio con il cielo stellato e quindi di poter effettuare l'osservazione molto comodamente utilizzando la tastiera allegata. Ovviamente la tastiera è una tastiera Celestron che sostituirà la tastiera Skywatcher. Della tastiera Skywatcher dovremo però conservare il cavetto perché ci servirà per collegarlo al sistema, all'interface box che adesso vediamo. Quindi in pratica come funziona? Noi dobbiamo attaccare lo StarSense al nostro telescopio. Viene dato in dotazione con
basette, una basetta grande che è sostanzialmente per telescopi Smith-Cassegrain o Mazzukov, perché la base è rotonda, diciamo è concava, quindi non è piatta. Mentre abbiamo il sistema di basetta per cercatori tipo Sinta, Vixen o Bader, per esempio, in cui possiamo inserire questo sistema. Per quanto riguarda gli Smith-Cassegrain, noi possiamo conservare anche il cercatore originale, non dobbiamo toglierlo, perché sul tubo Smith-Cassegrain ci sono diversi attacchi dove poter collegare questa basetta. Quindi, come fare a sostituire questo? È molto semplice, dobbiamo svitare l'obiettivo davanti, dobbiamo stare molto attenti a non perdere l'anello, questi anelli arancione che vedete, che dobbiamo riutilizzare per rimontarlo. Ecco qua, questa è la telecamera con questo anello, quindi dobbiamo recuperare l'anello, rimetterlo qua e qua inserire la nostra il diverso sistema. Chiaramente dobbiamo allentare questa vite con le chiavette in dotazione, estrarre la camera e reinserirla qua dentro riavvitando il paraluce praticamente. Questo. Mi raccomando, attenzione a non perdere questo anello distanziatore che è indispensabile. Bene, una volta sistemata la basetta, noi possiamo montarla sul telescopio. Come vedete, dietro lo Star Sense c'è una presa a 6 pin che è necessario collegare con questo cavetto. Quindi noi dovremo attaccare questo cavetto allo Star Sense e per quanto riguarda il montatore SkyWatch abbiamo bisogno dell'interface box, che è questo. Questo interface box ha tre prese da 6 poli e una presa da 8 poli, quindi sono diverse, non posso sbagliare. Le tre prese da 6 poli vengono chiamate come AUX 1, AUX 2 e AUX 3. In pratica devo prendere la pulsantiera dello SkyAlign, dello SkyWatcher, togliere il cavetto, attaccarlo qui alla porta da 8 poli e attaccarlo alla montatura, come se fosse questa la pulsantiera. A questo ne attacchiamo la nuova pulsantiera che sostituirà, ripeto, la vecchia SkyWatcher, quindi noi attaccheremo con il plug in una porta qualunque, adesso uso la 1, ma diciamo che è indifferente l'utilizzo. Il click mi conferma l'avvenuta presa. Inserisco nella porta numero 2 il cavetto in dotazione allo Star Sense, ancora clicca, questo cavetto lo attaccherò allo Star Sense dietro, adesso lo attacchiamo qua, ecco fatto. Quindi avrò il sistema collegato. Ovviamente l'interface box deve avere il cavo collegato alla montatura SkyWatcher. Come vedete rimane disponibile una porta AUX, la AUX 3, che può essere utilizzata per esempio per collegare il GPS o altri dispositivi che potete collegare alla vostra montatura. Il sistema è pronto per l'utilizzo. Accendete la montatura, lo Star Sense automaticamente riconoscerà il cielo stellato, riconoscerà le stelle, muoverà il telescopio e farà un allineamento estremamente preciso. C'è da dire una cosa nella procedura che poi è completamente automatica e dura circa 3 minuti, quindi molto comoda. Potete impostare lo Star Sense in modalità semi-automatica, cioè potete decidere voi in quale zona di cielo effettuare l'allineamento se per caso avete degli alberi o dei palazzi che vi disturbano la visuale. Un'altra cosa molto importante, come potete vedere il sistema è molto dinamico, quindi posso cambiare sistema eccetera. Anche il serraggio della vite sulla camera, diciamo, è sicuro perché ha delle guarnizioni all'interno, però certamente l'allineamento ortogonale tra l'asse della camera verso il cielo e l'asse del telescopio che è sotto, quindi
supponiamo questo sia il telescopio, io monterei la camera qua sopra, questi due assi molto probabilmente non sono perfettamente paralleli. Quindi adesso esagerando, la camera potrebbe puntare da una parte e il telescopio dall'altra. Quindi la camera è convinta di osservare una stella, ma nel telescopio non ce l'abbiamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare inizialmente un allineamento della camera con il telescopio attraverso il software che è incluso nello StarSense. Quindi nella pulsantiera abbiamo la possibilità di effettuare il primo allineamento. In pratica noi faremo un allineamento su una stella e diremo allo StarSense che siamo su questa stella. A questo punto lo StarSense calcolerà qual è il disassamento angolare tra il suo angolo di posizionamento rispetto al telescopio, che adesso esagerando li metto storti così, e quindi compenserà questo disassamento in tutti i futuri allineamenti. Quindi potremo utilizzarlo poi automaticamente. Quindi questa operazione la faremo solamente la prima volta, dopodiché non avremo più la necessità di effettuarlo, salvo saltuariamente se cambiamo montatura, per esempio, perché certamente utilizzando questo sistema su diversi rifrattori noi potremmo avere un rifrattore che ha il sistema di appoggio della basetta sul tubo orizzontale, quindi orizzontale, oppure sul focheggiatore che magari è inclinato. Quindi ovviamente cambierà questo angolo e in questo caso dovremmo ogni volta rieffettuare la collimazione tra lo StarSense e il telescopio, per forza. Però da quella volta in poi su quel telescopio non avremo più problemi per effettuare l'allineamento automatico. Dura circa 3 minuti, l'allineamento è molto preciso e abbiamo poi il vantaggio di avere la pulsantiera della Celestron che sarà a 4 righe, non a 2, e avremo molte informazioni come Sky Tour, identificazione, allineamento sul sistema solare, ricerca di oggetti Deep Sky, eccetera, con moltissimi oggetti. Quindi un sistema garantito Celestron che funziona molto bene. Quindi ripeto, in dotazione abbiamo lo StarSense con due basette, abbiamo, questo è il paraluce che deve essere svitato per poter sostituire la basetta, qui abbiamo l'interface box e la nuova pulsantiera che, ricordo, sostituisce la pulsantiera Skywatcher, che la dovete mettere in un cassetto e conservare per scopi futuri. Della pulsantiera Skywatcher vi ricordo che dovete prendere il cavetto e utilizzarlo per collegarlo all'interface box nella porta da 8 pin. Questa è l'interface box, molto semplice, ha un laccio per essere legata a una zampa del treppiede e ha tre porte AUX e la porta per la pulsantiera, per il cavo della vecchia pulsantiera, e vi conserva una porta AUX utilizzabile per altri scopi. Spero che il sistema vi piaccia, che possiate divertirvi con questa nuova novità e vi aspetto per la prossima volta.